Mi sentite? Grazie e buonasera. Allora, io vi racconto stasera una storia. Il tema è il ricordo, la memoria. È una storia dimenticata. Una storia che, quando è accaduta nel 1999, ha modificato il percorso politico e giudiziario del nostro paese. È un furto. È un furto che avviene in un posto, in un luogo che all'epoca era super protetto, e chi lo mette in pratica, chi lo effettua, è uno che fino a quel momento, fino a luglio del 1999, non era un ladro. Non era fino a quel momento mai stato un ladro. Eppure riesce a penetrare in un caveau di una banca, che è dentro un tribunale, che è dentro un palazzo di giustizia, che è all'interno della città giudiziaria. Qual è? Quella di Roma. Per cui immaginate un posto super protetto, controllato. C'è la città giudiziaria con le sue guardie, le sue protezioni, e poi c'è all'interno il palazzo di giustizia. E poi c'è al proprio interno il tribunale, e poi c'è al proprio interno la banca, e all'interno della banca c'è questo caveau. Ecco, immaginate ognuno di voi che, diciamo, che vuole entrare in un luogo così, superando tutti questi livelli di sicurezza e tutte queste protezioni. C'è un signore che guida una banda di 5 persone che ci riesce, senza sparare un colpo, senza far esplodere nessuna porta blindata o altro, ma a mani nude riesce a entrare in questo grande scrigno della capitale, dove ci sono 900 cassette di sicurezza. Ecco, io stasera, per aiutarvi in questo racconto, che è il racconto della memoria, mi aiuterò con degli audio, dei video, per farvi comprendere meglio, per portarvi dentro queste storie, per portarvi dentro i fatti. E guardate che cosa accade quando si verifica il furto. I TG e i giornali ne parlano come il furto del secolo, un grande furto, ma si ferma lì. Guardate il TG1 come dà la notizia di questo fatto. 2 mesi prima della sentenza Pecorelli, in quell'estate del 1999 a Roma, succede un fatto clamoroso. Il colpo del secolo, scrivono i giornali. La storia di un colpo che ha davvero dell'incredibile. A Roma sono state svuotate quasi 200 cassette di sicurezza nella banca che si trova all'interno, niente meno che del Palazzo di Giustizia. Ecco, Sposini, l'avete riconosciuto, era conduttore del TG1, ci dice. Un furto eclatante. Che cosa accade nella notte fra il 16 e il 17 luglio 1999? Accade un fatto importante, che è quello che vi dicevo prima, che modifica il percorso della storia giudiziaria e politica del nostro paese, e chi lo mette in pratica è questo signore, che appunto, come dicevo prima, non è mai stato fino a quel momento un ladro, ma si trasforma in quella notte in ladro. È un signore che adesso vedremo strada facendo che problemi giudiziari ha, che carichi di potere trascina, che potenza di fuoco criminale ha a disposizione. Quest'uomo è questo qui, questo è l'ingresso del caveau della banca. Vedete sulla vostra destra c'è questa porta aperta, è l'ingresso del caveau che è stato aperto. Vedete, non ci sono segni di scasso e nulla. La banda è penetrata. È un caveau con 900 cassette di sicurezza. E 900 cassette di sicurezza significano 900 potenziali bottini, cioè miliardi all'epoca di lire, tanti miliardi di lire. Che cosa avviene?
avviene un fatto importante, che chi lo mette in pratica si chiama Massimo Carminati, è un signore che proviene dalla destra, la destra eversiva, violenta, e lui nel luglio del 99 è uno che è imputato per un omicidio, l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, è imputato insieme a Giulio Andreotti davanti alla Corte d'Assise di Perugia, e un mese prima di questo colpo i magistrati hanno chiesto per lui la condanna all'ergastolo, lui a piede libero, e a piede libero c'è un altro processo importante, pesante, che è quello per la strage di Bologna. Lui è accusato di aver depistato le indagini. Anche lì, a Bologna, in quel momento, a luglio del 99, lui è un imputato a piede libero. Imputato in quel processo, importante, ricorderete, centinaia di vittime. Un fatto che non ha e non aveva precedenti fino a quel momento. Ma non è solo o il solo processo in cui Massimo Carminati in quel momento è imputato. È imputato anche a Milano di un duplice omicidio di due ragazzi che hanno 18 anni, che militano nella sinistra, di cui Carminati è accusato di essere l'esecutore. Bene, con questi carichi sulle spalle, lui a piede libero, decide di penetrare nel luogo più sicuro della capitale, anzi dell'Italia, e di effettuare un furto. Però per farvi capire meglio chi è Carminati, vi devo far ascoltare come lui oggi si presenta alle persone con cui parla. Oh, passamelo un po'. Oh, senti, ascolta a me. Io mi chiamo Massimo Carminati, segnatelo sto nome. Massimo Carminati, segnatelo. Capito? Segnatelo. Io sono quello che abita là. Se mi venite a fare l'impianto, bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, capito? Massimo Carminati, segnatelo, così vai su internet e vedi chi sono io, capito? Vabbè, ma io... Segnalo il tuo nome, ascolta a me. Così vai su internet e sai chi cazzo sono io. Se non mi attaccate al telefono entro domani, a me non me ne frega un cazzo, vado su Facebook, poi te venga a cercare te. Ho un piccolo problema con il call center. Ma solo un piccolo problema. Lui reagisce così. Quello che vedete, ecco, questo è Massimo Carminati, che ho fotografato nel 2012, era libero nel 2012, lui non sapeva ancora cosa io stessi facendo o stessi combinando, ma mi piaceva fotografarlo, è una bella faccia, vedete. Come vedete ha un occhio solo, per questo lo chiamano anche il ceccato, lo chiamano il pirata. È un incidente sul lavoro, viene ferito nel 1981 mentre nel valico del Gaggiolo, insieme a dei complici, sta o cerca di scappare verso la Svizzera, dove aveva dei conti segreti, perché in Italia lo cercano, a Roma gli hanno fatto un mandato di cattura, all'epoca si chiamava così, per banda armata. Lui prende due complici, si fa accompagnare al valico del Gaggiolo, al confine con la Svizzera, è un posto dove gli estremisti di destra, gente che scappa, usava spesso in quel periodo per prendere la fuga e andare in Svizzera e da lì far perdere le proprie tracce. Quella sera però, nel 1981, Massimo Carminati sulla sua strada incontra la polizia, incontra la Digos e l'antiterrorismo di Roma, che sta lì appostata da settimane perché cerca altri due personaggi dell'estrema destra che sono ricercati e sono pericolosi. Quella sera dell'81 Massimo Carminati arriva in compagnia di due complici a bordo di una Renault 5, c'è un grande spazio, uno slargo, questa macchina arriva a fari spenti di sera, i poliziotti naturalmente notano. Una cosa strana, chi mai può arrivare a fari spenti in silenzio nella notte? Loro pensano sono i due ricercati. E allora a quel punto, quando dalla Renault 5 si apre lo sportello del passeggero, si accende la lucetta di posizione all'interno dell'abitacolo, la polizia inizia a sparare.
e colpisce Massimo Carminati. Lo colpisce alla testa, ferisce gli altri due, sono immobilizzati, la polizia li arresta. Si accorge lì di aver trovato un altro ricercato, non quelli che stava cercando. Lo trasporta in ospedale per salvargli la vita gli portano via un occhio. Ecco, Massimo Carminati da quel momento, che ha visto la morte in faccia, come dicono a Roma negli ambienti criminali, da quel momento diventa un mito per la criminalità romana. Diventa un mito perché ne è uscito vivo da questa pioggia di fuoco. Arriva, verrà portato in carcere, ci saranno delle dure proteste da parte della politica di destra per liberarlo, per farlo portare, per metterlo in libertà, perché dice in queste condizioni non può stare in galera. E da quel momento Massimo Carminati acquista sempre più potere. E il potere qual è? Il potere gli viene dato dal fatto che lui diventa da quel momento uno spregiudicato, uno a servizio di personaggi oscuri, di organizzazioni oscure, violente dell'Italia. Negli anni Ottanta si sparava ancora, c'era veramente ancora i colpi di coda di un movimento politico che non aveva ancora trovato sosta. E poi c'erano tanti movimenti strani, di ambienti grigi, di servizi cosiddetti deviati. C'era stata poi, e c'era stata la strage di Bologna, c'erano stati altri delitti eccellenti. Carminati viene accusato di essere la longa manus di questi apparati. Uno che sapeva ben maneggiare le armi, gli esplosivi, fabbricava ordigni. E allora, a un certo punto, qualcuno pensa a lui per fare il furto al Cavò. Nel 1999, dopo che lui ha superato la banda della Magliana, dove è stato accanto ai più grossi boss di quell'organizzazione, di quella banda, lui viene preso e gli viene chiesto di fare questo colpo. Perché? Perché la banca è una banca particolare, perché la banca dove sta all'interno del Palazzo di Giustizia, dove le cassette di sicurezza e i clienti di questa banca sono personaggi particolari, perché sono magistrati, sono avvocati, sono personaggi legati alla giustizia. Personaggi che magari possono avere in quelle cassette di sicurezza delle cose per le quali possono essere ricattati. Ecco, questa è una storia di ricatti, perché sul ricatto si basa purtroppo moltissima della storia del nostro paese e di questa Repubblica. Massimo Carminati viene utilizzato, anzi forse partecipa, a questo ricatto. Che cosa avviene? Perché parliamo di ricatto? Perché parliamo di un colpo del secolo? Perché parliamo di fatti che poi improvvisamente sono stati dimenticati? Per cui vi ho aperto dicendovi, questa è una storia di memoria. Perché? Perché lui entra in questo cavò, l'indomani, la mattina seguente, fate conto che il furto avviene fra il 16 e il 17 luglio del 99, ed è fra il venerdì sera e il sabato mattina. Voi penserete naturalmente il sabato la banca è chiusa. No, quella era l'unica banca a Roma che il sabato nel 99 era ancora aperta. Per cui è come se fosse un giorno normale. Cioè il sabato mattina in quella banca si lavorava. Sabato mattina arrivano gli inservienti, gli impiegati trovano lo sportello, anzi il portellone del cavo aperto. Questa è la foto scattata dalla polizia scientifica. Appena arrivano, vedete, è l'ingresso del cavò, aperto perfettamente, c'è soltanto per terra quello strumento blu che è la sirena, che stava in alto sulla sinistra, è stata divelta perché suonava troppo, non poteva creare disturbo. Per terra ci sono soltanto poche cose, ma davanti già c'è una prima fila
di cassette di sicurezza. Come vedete, adesso vi farò notare meglio da altre foto, questo è il portellone blindato, come vedete senza alcun segno di scasso, e questo è l'interno del cavò. Sono immagini che non sono mai state tirate fuori nel corso di questi anni. Cioè mai nessun giornalista, mai nessun organo di informazione, dopo che avevano titolato il furto del secolo, erano mai andati a vedere ma che cavolo è accaduto dentro il cavò. Che cosa è accaduto? Che cosa è successo? Andiamo a vedere quello che è avvenuto dentro il cavò. Perché tu ti immagini, 900 cassette di sicurezza hanno fatto l'inferno, sono diventati miliardari quelli che sono entrati dentro il cavò. O comunque, è successo, se si parla di ricatto, è qualche cosa di particolare, la curiosità giornalistica deve ancora venire. Non è stato mai fatto, diciamo, mi è venuto in mente quando ho iniziato a indagare su Carminati nel 2012, mi è venuto in mente di raccontare poi il cavò. Prima ho raccontato lui nella sua mafiosità, almeno secondo me il suo metodo mafioso, e poi adesso ho raccontato il cavò. Bene, qual è la particolarità che vedete in questa foto? Ma adesso me ne faccio vedere altre. La parete di destra e di sinistra sono cassette di sicurezza. Come potete vedere, ne sono aperte soltanto tre. In fondo soltanto due. Come mai? Eppure tu sei... Chiunque di voi avrà avuto la sfortuna di avere i ladri in casa o di conoscere qualcuno che ha avuto i ladri in casa, arrivano i ladri, fanno razzia di tutto, iniziano dalla prima stanza fino alla fine, tutto quanto, ti mettono sotto sopra. E non stanno a guardare l'oggettino o il quadretto e ti lasciano in ordine tutto il resto, non lo fanno. Qui entrano con un cavò con 900 cassette di sicurezza e loro aprono soltanto, ecco, in fondo soltanto due, tre cassette. Vediamole meglio. Vedete? Qui sulla sinistra due sono aperte, tutte le altre chiuse, una aperta, l'altra chiusa. Ma cosa è successo? Chi è entrato in questo cavò? Perché è entrato qualcuno in questo cavò e ha aperto soltanto alcune cassette di sicurezza? Vedete, le immagini sono della polizia scientifica nell'immediatezza del furto. Qui lo vedete ancora meglio. Aperte, aperte, chiuse, 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 aperte, chiuse. Cioè, qui, sulla parete di destra, una sola cassetta aperta. Una sola. Qui, un'altra, una sola. Allora, questa è fra gli oggetti anche gioielli che sono stati lasciati per terra. Perché la polizia scientifica trova per terra anche pezzi d'argenteria, alcuni monili, cioè roba che... Scusa, ne avete aperte già poche cassette. Poi per terra lasciate pure preziosi, ma che cosa hanno portato via? Che cosa cercavano questa banda? Allora, questi vedete sono altri particolari, e queste alla fine sono le cassette, sono impilate perfettamente, sistemate, che sono state svuotate. Io sono andato a vedere le carte giudiziarie di quell'inchiesta, ho trovato una cosa fantastica. Ho trovato che nell'immediatezza del furto c'è stata un'attività investigativa importante, forte. La polizia è arrivata a individuare, poi la banda li ha arrestati. E uno di questi, uno della banda, ha iniziato a parlare, a raccontare quello che ha fatto quella sera. E ha ricostruito il furto nelle sue modalità, ma poi non ha avuto il coraggio di andare oltre, perché ha avuto paura di andare a confermare davanti ai giudici quello che aveva detto durante la fase preliminare delle indagini. E racconta che lui, quando è entrato nel cavò, gli è stata consegnata da Massimo Carminati una lista con dei numeri di cassette, una lista vergata con una penna rossa. Dice, queste devi aprire. Lui si immagina che quelle sono cassette di sicurezza le più ricche fra tutto lo scrigno. E invece no, inizia a aprire la prima, la seconda, sono vuote. Non c'è niente. Cioè, che succede? Eppure questo qui, che è un cassettaro, perché a Roma si chiamano cassettari, specializzati ad aprire le casseforti o queste cassette di sicurezza, lui che si chiama Vincenzo Facchini, ma lo chiamano nell'ambiente il mostro, non per le sue fattezze, ma perché,
come poi lui confesserà al magistrato, perché è un mostro di bravura nell'aprire le casseforti, racconterà che a quel punto, che lui aveva accettato di partecipare al colpo perché 900 cassette di sicurezza, dice la dottor, io avevo, sistemavo tutta la mia famiglia, 900, sono miliardi, e invece mi trovo che devo aprire delle cassette numerate da una lista e cassette vuote. Ma che è? Lui apriva, c'era poi un'altra persona che prendeva questa cassetta, la portavano all'ingresso dove poi c'era Massimo Carminati, lì, accanto a quelle cassette impilate che state vedendo nella foto, che ottimizzava il raccolto, cercava, scrutava e infilava in alcune borse. Era lui quello che alla fine prendeva e sapeva cosa prendere. Ora, si dice che lui cercasse dei documenti, si dice che cercasse dei documenti per ricattare qualcuno. Ma prima di passare a questo passaggio, occorre guardare una cosa. Occorre andare a guardare quello che ho fatto dopo tanti anni. Chi erano le vittime di questo furto? Naturalmente non è la persona che sta a destra nella foto, che si chiama Giovanni Falcone, ma fra le vittime scopriamo dopo tanti anni che è quello a sinistra di Giovanni Falcone, una delle vittime delle 147 cassette aperte. Si chiama Domenico Sica, è alto commissario in quel momento che viene scattata la foto, è alto commissario per la lotta alla mafia. Ma Domenico Sica è soprattutto un magistrato molto importante fin dagli anni 60 a Roma. E da quel momento fino alla fine degli anni 80, nei primi anni 90, è un magistrato che ha avuto nelle sue mani le più importanti inchieste giudiziarie del nostro paese. Ha avuto la P2, che poi ha archiviato, ma ha avuto l'inchiesta sull'attentato al Papa, sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, ha avuto inchieste sull'estremismo di destra e di sinistra, ha avuto indagini sulla massoneria, ha avuto indagini su Lucio Gelli, ha avuto tutto. Poi così era bravo in quegli anni che lo hanno preferito a questo signore che sta alla destra, Giovanni Falcone. Dice no, Falcone, tu non sei così capace per lottare alla mafia, dobbiamo metterci Domenico Sica, e lo nominano alto commissario per la lotta alla mafia. Bene, Domenico Sica ha due cassette di sicurezza in quel cavò. Gliene aprono una sola. Lui verrà sentito dai magistrati di Perugia, perché è Perugia che conduce l'indagine, e dirà no, non c'è nulla nelle cassette nel momento del furto. Però dà una conferma e rivela. Io la cassetta di sicurezza, quella aperta, l'avevo aperta quando ero alto commissario per la lotta alla mafia. E l'avevo aperta perché lì ci mettevo documenti riservati del mio ufficio, ma ci mettevo anche i fondi riservati del mio ufficio, perché del mio ufficio io non mi fidavo e li tenevo lì. Ecco, già questo ci fa capire una cosa, che in quelle cassette di quella banca, documenti riservati dello Stato c'erano stati, ci sono stati. I giudici chiedono, ma allora, ma c'erano ancora questi documenti riservati? Ci dica, dottore Sica. No. Assolutamente, nel momento del furto non c'era nulla. Anzi, ora che ci penso, c'avevo soltanto dei semi di zucca. Dei semi di zucca? Sì, avevo dei semi di zucca particolari, li tenevo lì. Bene. Beh, quello a sinistra. Quello a destra è Domenico Sica. Quello a sinistra è uno che ritornerà, risorgerà. Domenico Sica insieme a Mario Mori. Ora, questo vi fa comprendere che Domenico Sica è uno delle vittime. Ma ci sono tante altre vittime che sono magistrati e sono avvocati, e sono in quel momento tutti magistrati e avvocati impegnati in importanti procedimenti giudiziari, molti dei quali resteranno ancora misteriosi. L'omicidio Pecorelli,
Pasolini, vicende che riguardavano appunto Andreotti, la strage di Bologna, vicende collegate alla strage anche di Bologna, alla scomparsa di Emanuele Orlandi, all'estremismo di destra e di sinistra, alla banda della Magliana, vittime, ma in qualche modo collegate a questi fatti. Nessuno di loro dirà, naturalmente, ai giudici che avevano documenti riservati nella cassetta. Però l'indagine giornalistica, quella che ho fatto, ci porta a vedere, guardando le loro dichiarazioni fatte davanti ai magistrati, che alcuni di loro hanno mentito. Cioè hanno mentito nelle affermazioni che hanno fatto. Ce n'è uno addirittura che in quel momento in cui viene sentito dice di avere, perché chiedono, le domande sono uguali per tutti, dice dov'era il giorno, come ha saputo del furto? Ma io ero procuratore di una cittadina, dice, e mi chiamano, mi hanno raccontato di questo fatto, io ho preso la macchina, mi hanno accompagnato, il mio autista mi ha accompagnato, ero procuratore lì e sono arrivato a Roma, ho visto lo stato dell'arte, dice, cosa aveva nella cassetta? Non avevo nulla. Allora, fai un fact-checking da fonti aperte, sapete, basta andare a controllare, senza avere dei database riservati, e scopri che quel magistrato lì, che si presenta davanti ai giudici dicendo sono un magistrato di Cassazione in pensione, invece già nel 99 faceva l'avvocato per imprenditori importanti, perché 2 anni prima, nel 97, era andato via dalla magistratura, perché 2 anni prima, cioè nel 95, era stato arrestato per corruzione. E allora, se tu, ci sono delle date indimenticabili della nostra vita che non si possono confondere, e sono quelli che ti lasciano il segno, cioè se uno viene arrestato come lui, se sei costretto a lasciare la magistratura come lo è stato lui, e se subisci un furto del genere nel cavò, non puoi ricordare che in quel giorno eri procuratore, tu facevi l'avvocato. E allora se menti già facendo queste cose, se menti già dando le tue diciamo credenziali, la tua identità, significa che in altre cose hai mentito, così come altri possono aver mentito. E i giudici poi diranno appunto, se tu c'hai delle cose riservate, dei documenti riservati, non ce lo vieni certo a dire a noi, però l'indagine giornalistica ti porta a fare queste affermazioni, a sottolineare questi errori. Allora, ecco, è importante scandalizzare tutte le vittime, buoni, cattivi, perché ce ne sono stati tutte, e vedere perché, in quali cassette voleva mettere le mani Carminati, cosa cercava Carminati, chi lo aveva mandato. Allora, c'è una cosa che mi fa venire in mente il potere che già all'epoca aveva Carminati, è che quel signore, il mostro, Facchini, quando viene sentito, per cui lui lì capisce di essere stato in qualche modo imbrogliato, cioè come, mi hanno detto che qui io mi sistemavo per tutta la vita, sistemavo io, la mia famiglia, ci saremmo sistemati, invece no, non è più così, inizia a parlare, a raccontare, dai dettagli del furto, le cose che lui ha fatto. A un certo punto però il magistrato gli fa delle domande. Io queste ve le devo leggere, perché a un certo punto arriva a chiedergli se conosce Massimo Carminati. Il PM chiede, il PM si chiama Mario Palazzi, dice, signor Facchini, lei ha conosciuto, e se sì, in quale occasione, Massimo Carminati? Facchini risponde, questa domanda mi mette la testa sotto la ghigliottina. Dice, no, non è questione della testa sotto la ghigliottina, mi faccia capire, cioè, le sto facendo una domanda precisa. Lei può decidere di dire quello che vuole, per carità, lo sa, è suo diritto, può decidere di non rispondere. Io le faccio una domanda precisa, non è generica. La prima domanda è, se lei ha conosciuto Massimo Carminati, se sì, in quale occasione, e la domanda successiva, che è naturale, è se per caso questa occasione è stato il furto. La domanda è specifica.
Il mostro risponde: ho capito, dottore, a questa domanda non intendo rispondere. E il magistrato chiede: c'è un motivo? C'è un motivo particolare per cui lei non intende rispondere a questa domanda? Io questo signore non lo conosco, non lo voglio conoscere. Interviene il difensore di Facchini, che non comprende, cioè, dice, scusa, cioè, ti sta mostrando la foto segnaletica di Carminati, questa che vedete in alto a sinistra nello schermo. E dice, e gli chiede, diciamo, forse lo ha conosciuto di fama, per sentito dire? Dice, avvocato, ho già risposto al magistrato. Allora, non, cioè, il magistrato, anche l'avvocato, cioè, non capiscono. Cioè, lui ha rivelato le modalità del furto, come sono entrati, che cosa è successo. Davanti alla foto di Carminati si blocca. E il PM incalza. Cioè, non c'è un motivo specifico per cui lei non vuole rispondere a questa domanda? No, dice il mostro. Io su questo argomento non ho difesa. Avvocato, che si rivolge al suo difensore, dice: io su questo non ho difesa. Dottor Palazzi, lei mi sta chiedendo di andare alla ghigliottina. Ma, cioè, questi restano stupiti. Cioè, scusate, stiamo parlando del 2000. E chiede: mi deve spiegare, signor Facchini, mi spiega questa affermazione, perché la risposta a questa domanda significa, testuali parole, andare alla ghigliottina. Nel senso, conoscendolo o non conoscendolo, ma io non posso fare un'affermazione che lo conosco. Ma io voglio che lei mi dica quello che sa, chiede il magistrato, se vuole rispondere, se non vuole rispondere. Allora Facchini dice: io preferirei non rispondere a questa domanda. E tu resti a bocca aperta, perché dici: scusa, se tu non vuoi far conoscere una persona, dici: non lo conosco. Cioè, invece lui ha proprio paura alla domanda, se conosce o meno Carminati, tanto che i magistrati prendono questo verbale, cioè questa foto, la stampano e sotto fanno una dichiarazione. Appunto, dice, si dà atto che all'indagato non vuole nemmeno rispondere, non vuole riconoscere nemmeno la foto, cioè ha paura. Cioè, uno come Facchini, come il mostro, ha paura anche di dire soltanto di conoscerlo, o anche di non conoscerlo. Cioè, Facchini teme Carminati. E se uno che dentro la criminalità romana nel 2000 lo teme così e ne ha così paura, significa che è un personaggio veramente di peso, questo Carminati. E allora mi viene in mente, e lì mi è venuto in mente, cercare Carminati. E allora nel 2012 io mi sono messo alla ricerca di questo Carminati, perché tutti quanti mi dicevano a Roma che c'era uno con un occhio solo che si chiama Massimo Carminati, che comandava, che ti risolveva i problemi. E a un certo punto l'ho trovato, l'ho seguito, l'ho raccontato, e poi l'ho raccontato in inchiesta a puntate sull'Espresso, dove io scrivo, e ne ho raccontato dei quattro re di Roma. Carminati non ha molto gradito, nemmeno gli altri, vabbè, però comunque. E allora a un certo punto, quando io racconto nel 2012 chi è il re di Roma, quello che comanda, quello che fa, con un metodo mafioso, non dico che è un mafioso, con un metodo mafioso, a un certo punto, dopo che pubblico tutto questo, lui si incontra con uno dei quattro re di Roma, perché io racconto dei quattro re di Roma, racconto che c'è lui, che c'è un altro, si chiama Michele Senese, che c'è la famiglia Fasciani, e i Casamonica, li racconto tutti, li documento, li fotografo e facciamo una bella copertina sull'Espresso. Si chiama giornalismo d'inchiesta, di denuncia. Non vogliamo sostituirci, non mi voglio sostituire ai magistrati o agli investigatori, voglio soltanto documentare una cosa che io registro su un territorio di cui ho le prove. A un certo punto, dopo che pubblichiamo questa cosa, avviene quello che speravo di immortalare. E c'è un video che adesso vi faccio vedere, al quale ho voluto aggiungere un particolare, perché è importante questo particolare, perché poi vi spiegherò. Ed è questo.
Allora, quello con la coppola non è un siciliano e si chiama Michele Senese. L'altro è Massimo Carminati e siamo nel 2013. Quella non è una discussione normale, è un'accesa discussione, ma che sono riuscito a filmare. Ora, vedendo il filmato, come l'ho fatto vedere, diciamo, ad alcune persone prima, anche ai miei colleghi, diciamo, quando ho detto guardate c'è la prova, c'è l'altro re, si incontrano, si parlano, quello poi lo manda a quel paese a un certo punto, quando va via, non si salutano nemmeno, non si abbracciano, non c'è questa cosa affettuosa come poi Carminati invece, quando poi questa cosa arriva nel processo in cui Carminati è attualmente imputato, e dice no ma io sono grande amico, c'era un piccolo particolare. C'è un piccolo particolare, perché se la guardate in quel modo, se io avessi tolto l'audio, come era prima, era senza audio, voi non ci avevate il senso, il succo, perché mi mancava l'ottica. Allora, siccome noi italiani abbiamo bisogno di essere un po' presi in giro, perché se tu ci aggiungi il sonoro, dici, minchia, ma può essere che quello c'ha la coppola, c'è la musica, forse qualche incontro, diciamo che... Se tolgo l'audio, dice, ma forse sono due, problemi di parcheggio, doppia fila. E così è. Invece se io metto quella musica lì, la nostra idea va subito a un fattore mafioso. Allora, è un po' quello che hanno fatto i Casa Monica a Roma. Casa Monica non è un gruppo mafioso. Fanno sempre dei funerali così, pacchiani, carrozze, fiori... Siccome non sono stati molto tenuti in considerazione, a un certo punto quando ci sono stati dei blitz a Roma, si parlava soltanto di Senese, di Carminati e dei Fasciani, di loro no, a un certo punto hanno avuto l'occasione che il leader di Casa Monica muore, devono fare sto funerale. Per cui il giovane Casa Monica, che è stato messo da parte, dice, cavolo, come dobbiamo fare? Cioè, qui non ci prendono in considerazione. E l'idea geniale è stata quella. Sì, manifesti, re di Roma, però per farlo capire a tutti ci deve essere una sola cosa, la musica del padrino. Se ti mettono la musica del padrino sei fottuto, sei mafioso, ti danno l'ergastolo pure. Se non c'è la musica del padrino niente, può essere altra roba. Allora, ecco, bisogna incominciare a capire che cos'è veramente la mafia e il metodo mafioso, ma soprattutto in che contesto siamo con... il furto al cavò. Perché qui Carminati è ancora forte, è il 2013, è ancora forte, è fuori, ed è reduce da quel furto al cavò che ancora lo fa tenere, lo fa temere a Roma. Senese e Carminati si incontrano, quelli si mandano a fanculo, eccetera, scusate il francesismo. C'è però qualcuno che ci mette gli occhi addosso a Carminati. Perché lui fino adesso è entrato e uscito dal cavò, poi si è fatto un anno e mezzo di carcere per il furto a cavò, lo hanno preso, gli hanno dato 4 anni e mezzo, poi con l'indulto se ne è uscito fuori, non hanno recuperato soldi, almeno dalla sua parte. Però a un certo punto ho raccontato che cos'è Carminati nel 2012. Nel 2014 c'è la svolta. Passo il primo cancello e sono in discesa. Tra 3 secondi non li vedo più. Scappa, noi appena vi vediamo partire partiamo. Bravo, ok, così. Scappa ricevuto, noi in codice. Più spazio a voi, do più spazio a voi. Salire, Giulio. Eccoli. Forza ragazzi. Piano. Non lo vedo. Piano. Guida lui. Ok.
ieri, vado fuori. Ferma la macchina. Questo qui è il video dell'arresto di Massimo Carminati, che conoscete, avete visto in rete, ci sta, ci sono le cose. È il 30 novembre 2014. Massimo Carminati viene arrestato mentre percorre questa stradina. I carabinieri stanno temendo che lui possa fuggire, viene fermato e poi verrà arrestato un paio di giorni dopo insieme a tutti gli altri suoi complici. Questo arresto dà il via a un'inchiesta che si chiama Mafia Capitale. I magistrati dicono: questa è Mafia Capitale, c'è il metodo mafioso e tutto quanto il resto. E si apre poi tutta un'inchiesta. Nel frattempo però Lirio Abate, che è un po' così che gli va a rompere le scatole, perché avevamo raccontato fino adesso il re di Roma, tutte le altre storie, i suoi fatti, i tesori a Londra, il patrimonio che non c'è, però a un certo punto era proprio necessario raccontare questo cavò, perché tutti quanti dicono: ah, però quello c'è il cavò. Dice: e allora sono andato a raccontare il cavò, e l'ho raccontato sull'Espresso. Vado a raccontare sull'Espresso, facciamo una copertina sull'Espresso in cui ricatto alla Repubblica, in cui raccontiamo le vittime, e lui, che per 40 anni è stato in silenzio, non ha mai risposto ai magistrati, non ha mai parlato con loro, è stato sempre diciamo per i fatti propri, diventa pazzo, impazzisce. E allora alla prima occasione, alla prima udienza utile, dopo l'uscita dell'Espresso, che io racconto del cavò delle vittime e di che cosa e a che cosa lui mirava, ecco che cosa fa. A questo punto chiede la parola a Carminati per rendere spontanee dichiarazioni. Prego, possiamo. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Dunque, ieri, come al solito, l'Espresso mi ha onorato della sua attenzione con la prima pagina. E voglio spiegare pure per quale motivo intervengo, insomma. Praticamente sulla prima pagina c'è scritto ricatta alla Repubblica, no? Ricatta alla Repubblica, proprio alla Repubblica italiana, diciamo, a causa della lista che io avrei di documenti che avrei preso al cavò di Piazzale Clodio nel furto. Allora, sì, ovviamente non è questo, diciamo, la cosa che mi interessa di più. La cosa che mi interessa di più è che, diciamo, la stessa tesi l'ha portata al maresciallo di Gangi quando è venuto qua, che è figura apicale del reparto anticrimine che ha condotto questa indagine, e ha più o meno detto le stesse cose che ieri riportava l'Espresso. Ovviamente, se Carminati corrompe i giudici, aggiusta i processi, se un domani questo processo non fosse nel gradimento del settimanale dell'Espresso, probabilmente avrei corrotto anche i giudici e avrei in qualche maniera condotto qualcosa di illecito nell'ambito di questo processo, Presidente. Io vorrei difendermi solo dalle cose che sono nel processo, purtroppo non lo posso fare. È una cosa che per me è abbastanza importante questa. Io non lo dico perché credo che il Tribunale non abbia capito questa cosa, il Tribunale la capisce benissimo, la capisce molto meglio di me, però voglio che rimanga scritto che io penso che le cose stanno andando così. Le cose che stanno succedendo fuori da questo processo sono altrettanto importanti da quelle che succedono dentro questo processo. Credo di aver finito, insomma. Ecco, e vorrei anche essere sicuro. Vorrei essere anche sicuro che il maggiore di Gangi, quando ha giurato che non c'erano processi in corso su questa cosa, io sono il più interessato che ci sia un processo per corruzione in atti giudiziari su queste cose che dice il giornalista qua dell'Espresso. Mi farebbe molto piacere che ci fosse una volta per tutte un processo che controlla tutti i miei processi precedenti al furto al cavò e successivi al furto al cavò, perché ieri pomeriggio lo stesso giornalista che ha scritto l'articolo è andato su Rete 1 da Giletti a dire che il processo Pecorelli è stato praticamente aggiustato, e dovrebbe essere anche interesse dei giudici che hanno fatto questi processi difendersi da accuse di questo tipo. Mi sembra che tutti qui stanno zitti e l'unico scemo forse sono io, insomma, io, che io sono il più scemo è sicuro, Presidente. Comunque, ecco, volevo che rimanesse scritta questa cosa. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, Carminati fa questa dichiarazione, è una dichiarazione forte, non ha mai parlato fino a quel momento, mai, non aveva mai parlato, da quel momento è il Guayon, cioè da quel momento Carminati impazzisce e inizia a fare dichiarazioni, perché anche noi all'Espresso, diciamo, non impazziamo, però a quel punto, diciamo, forse abbiamo toccato veramente dei tasti e facciamo un'altra roba, e la settimana successiva anche lui risponde.
dall'aula dice un'altra cosa ancora più forte. Ascoltate bene, ma ascoltate anche bene il tono con il quale dice queste cose, Carminati. È in aula e chiede di parlare. Della mia disponibilità economica, tutti girano intorno a questa cosa, Presidente, è ovvio qual è la disponibilità economica che ho dal 2002, insomma, io non è che adesso, se c'erano tutti questi dubbi sul fatto che io avessi partecipato al furto al Cavour, potevano dirlo prima, così mi assolvevano invece di condannarmi, Presidente, invece sono stato condannato, è vero, c'erano molti documenti forse, però fra un documento e l'altro ho preso pure qualche soldo, insomma. Non sono pazzo, dice, è vero. C'erano tanti documenti, eppure fra un documento e l'altro ho preso pure qualche soldo. Peccato che l'ha detto in romanesco, cazzo. Perché se l'avesse detto in siciliano, in calabrese, voi l'avreste colto diversamente. Invece chi doveva cogliere questo messaggio l'ha colto. Lui per la prima volta, dopo aver fatto quell'apertura la settimana precedente, ammette di essere stato dentro il cavò e dice una cosa importante. È vero, c'erano tanti documenti. Oh, ma per uno come lui, che c'ha un passato di estrema destra importante, che conosce tanti misteri, che ha collaborato con tanti personaggi grigi, semigrigi, deviati, eccetera, che è stato in silenzio, che si è fatto sparare, che ha un occhio solo, che vede un sacco di robe alla banda della Magliana, che conosce tanti misteri, arriva uno con un giornale, gli pubblica delle cose, gli pubblica le vittime, sta lui al 41 bis e mi dici, sì è vero, io ero nel cavò, sì è vero, c'erano i documenti? Ah, io divento pazzo. Cioè, con chi sta parlando Carminati? Cioè, oggi, nel 2017, con chi sta parlando Carminati dal carcere? E allora, siccome i processi di mafia si basano soprattutto sui segnali, su un gesto, su una mossa, quando tu ammetti una cosa del genere, lancia, soprattutto quando lo dici in un pubblico dibattimento, lancia un segnale, deve arrivare fuori. E il segnale forse è arrivato. Va avanti il processo, a questo punto io faccio altro lavoro, cerco queste foto, ci sono altre robe, il lavoro si fa molto più interessante, non può essere più contenuto dentro l'Espresso, bisogna farci un libro. Nel frattempo si va avanti il processo e Carminati ci riserva altri piccoli spunti di riflessione, ma soprattutto ci fa capire a un certo punto che il messaggio sarà arrivato dove doveva arrivare ed ecco che fa dei passi indietro, ma fa dei passi falsi. Quando accetta di essere esaminato dal PM, ma non interrogato, perché lui rende dichiarazioni spontanee ai propri avvocati e poi il PM lo controesaminano. Ecco cosa dice, ascoltate bene. Spontanee. In una delle sue dichiarazioni spontanee, questo è il PM Ielo. Con riferimento al furto al cavò, del quale non le chiedo nulla per intenderci, però lei ha detto: guardate che io quando ho fatto il furto al cavò ho trovato anche dei soldini. Sarei molto curioso se lei mi spiegasse cos'altro ha trovato, ecco, oltre ai soldini. Allora, ma non è questa. Aspetta, non è questa la domanda. La domanda è: c'è venuto, quanto ha portato via di soldi? Che lei mi faccia una domanda in base a una dichiarazione di questo tipo. Oh, io allora, sto giocando su questa cosa. Le sto facendo la domanda sulla base di quello che lei ha detto. Dico, lei al cavò, l'ha detto lei. Sta parlando in maniera ironica. L'ha detto lei. No, però, allora scusi, lei giocava, parlava con quattro amici al bar, fa l'ironia qui. Stiamo facendo almeno qui una cosa seria, la pregherei di dire delle cose serie qui. Io dico che le diceva anche prima, ma ne parliamo dopo questo. Adesso io le chiedo, quanti soldi ha portato via dal cavò del tribunale? Se li ha portati. C'è una domanda in esame su questo. C'è una domanda, al di là del fatto che ci mette a fare le opposizioni. Mi avete chiesto fino a quando è stato detenuto per il furto al cavò. Adesso, il tema è... Quanti soldi lei ha portato via dal furto al cavò?
siccome si fonda su dichiarazioni spontanee che lui ha fatto, va bene. Su questa domanda non rispondo. Io sono rispettoso delle dinamiche, gli rimetto al presidente. Nessun documento dal caso, sono stati sottratti solo soldi, nessun documento è stato sottratto. Mi viene qua un'altra leggenda metropolitana. Un'altra leggenda metropolitana. Ma non può parlare adesso, Carminati. Non può parlare adesso. Perché ha parlato il pubblico ministero, il suo difensore ha fatto un'opposizione, il tribunale deve decidere. Presidente, adesso sta Presidente, in silenzio. Mi Presidente, mi scusi, non Massimo sento deve... bene. No, adesso deve tacere. Deve... Ecco, a parte deve tacere, finalmente il Presidente dice delle cose. Come vedete, lui svicola da questa domanda. Non vuole cadere nel tranello che fa il PM. Dice, non ti voglio chiedere documenti, eccetera, ma dimmi dei soldi. Dimmi i soldi che ti sei preso. Lui su questa cosa accenna al discorso, io stavo ironizzando, io scherzavo, e io quello mica ho detto prima, mica è una cosa seria, io scherzavo, e aggiunge questo, aggiunge questa cosa, no, questo è troppo indietro, adesso devo cercarvi il punto, sei spontanea, in una delle sue, allora praticamente noi, e adesso ve lo trovo, spontanee, in una delle sue dichiarazioni spontanee. E allora? Posso rispondere? Prego. Allora, per quanto riguarda la dichiarazione spontanea che ho fatto quella volta, pensavo si fosse colta l'ironia, visto che tutti facevano, anche i carabinieri facevano i vaghi sul fatto Carminati, com'è che c'è stata disponibilità. Ho fatto una battuta dicendo, visto che si continuava a parlare di questi fantomatici documenti mai trovati nel cavò, mai sottratti nel cavò, mai portati via, cioè avete tutti i coimputati che avrebbero fatto quel lavoro che sono stati condannati, andategli a chiedere se ci sono mai stati documenti. Chi va dentro un posto del genere va a rubare, a rubare danaro e preziosi, quindi dentro il cavò non ci sono mai stati documenti. Per quanto riguarda i soldi che io dovrei aver preso al cavò, perché io, voi mi avete accusato, voi mi avete condannato, la battuta era proprio sul fatto che c'erano dei dubbi, visto che voi mi condannate per il furto al cavò, sarete convinti che io sono andato al cavò e ho preso qualche soldo, ecco perché ho fatto quella battuta. Ecco, lui dice di aver fatto questa battuta. Allora c'è una cosa su quello che dice che mi trova d'accordo, d'accordissimo, l'unica cosa che, cioè, essere d'accordo con Carminati bisogna avere anche coraggio. Uno che entra in quel cavò va per rubare denaro. Cavolo, tu entri in uno scrigno così con 900 cassette e ne apri 4 così in giro e gran parte di queste sono anche vuote? Oh, ma ti sei rimbecillito? Io sono d'accordo, tu entri in un cavò, ci entri per rubare. E ce lo diceva pure il mostro, ce lo diceva pure Facchini, ci sono andato lì per farmi ricco. E invece ricchi non sono diventati, almeno i loro complici. Per cui che cosa cercavano? Io questa cosa, che cosa cercavano, l'ho scritto in un libro. Però il processo a Carminati, che è importante seguirlo, e che purtroppo sulle cose nazionali non è arrivato, e ci fa capire tante robe. Quello che vedete sul monitor sono le finestre che si vedono nell'aula bunker di Re Bibbia, dove si svolge il processo a Massimo Carminati, il processo cosiddetto mafia capitale. Quello in basso a sinistra si chiama Salvatore Buzzi, è il patrono delle cooperative sociali, diciamo un socio di Carminati. A destra è Massimo Carminati che sta in piedi. Sopra Massimo Carminati c'è suo amico Bruggia, che è il suo... Se Buzzi è il braccio sinistro, operativo, economico, Brucia è il suo braccio destro, quello violento che picchia. Guardate come si salutano, come si riconoscono, come Carminati dà forza al suo amico, che lui al 41 bis non potrebbe comunicare con altri, però sfrutta questo strumento. Allora praticamente noi, signor Presidente, eravamo la terza internazionale, sta finendo Buzzi partito, di fare la dichiarazione spontanea, si sta avviando alla chiusura l'udienza, okay. Vedete Carminati, e lì è felice delle cose che ha detto Buzzi, si avvicina verso il monitor che c'ha davanti sulla sinistra, vede Brugia là, lo saluta, come si riconoscono loro, e vanno avanti. Cioè non c'era una mosca...
è una comunicazione, quello magari poteva essere la battuta, cioè si riconoscono, quello gli fa pure il saluto e dice di andare avanti. Ma quello che vorrei farvi comprendere di più è un punto particolare, cioè vorrei farvi comprendere ancora meglio di che pasta è fatto Carminati. Lasciate perdere quello che è l'amore che ha per i giornalisti, è un amore senza confini. Io voglio farvi ascoltare adesso una intercettazione che vi dà il quadro esatto di che cosa è e fino a che cosa può spingersi uno come Massimo Carminati. Chiesi 20 settimana scorsa, che fa? Voi ha preso 20 settimana, io gli faccio, la faccio crollare, gli metto una bomba, lo sai che gli faccio l'acqua, poi la crollasse a me, capito? Gli metto una bomba a casa, la prossima non la capito. Lo sai che porto, mi metto poi dall'altra parte della strada a vederla. Ma forse non ha capito che sono, lo sai che gli faccio? Lo sai che gli faccio? Gli rifi stasera a pignellare, gli dico le cazzine a pignellare, tanto stanno tutti due guardi, lo sai che gli faccio? Ma non mandi i ragazzini di intenzione, li lascio qua stasera, li mangio a casa così, come zamponi, capito? Li faccio qua proprio, capito? Tutti che c'è pazzi, li mangio a pasta, se vai. Questo è Massimo Carminati, che c'è un piccolo problema con una signora, che non sta ai patti. E lui, vabbè, lasciate perdere, mi metto la bomba a casa, mi metto lì a guardare, dai, colpa a me. Lui arriva a questo, cioè gli mando i ragazzini, cioè ai figli, io so dove stanno i figli, e io gli mando i ragazzini di zona a gonfiarli, li faccio andare a casa. Cioè, ora, mannaggia perché parla sto romanesco, ancora non è entrato nella testa delle persone che questo è un metodo mafioso. Perché se parlasse siciliano, cioè nessuno avrebbe bisogno di dire, ma forse è un po' troppo metodo mafioso. E invece è romanesco, ma questo è il metodo mafioso, questo è il comportamento che fanno quelli che stanno dentro Cosa Nostra, che stanno nell'Andrangheta, nella Sacra Corona Unita, nei clan camorristici, questo è il metodo mafioso e questo è soprattutto il modo con il quale si comporta Massimo Carminati e porta avanti i propri affari, i propri interessi che sono uniti a quelli del Cavò. È inutile dirvi che in tutte le intercettazioni, migliaia di ore di intercettazioni che ho ascoltato di Massimo Carminati, l'odio profondo che c'è per i giornalisti, perché raccontano, dicono delle cose, come comportarsi, lui dice pure come comportarsi per difendersi o comunque per attaccare i giornalisti, e lo dice ai suoi discepoli, ogni giorno lo raccontava. Ma io, proprio per illuminare i suoi fatti, per illuminare questa cosa dimenticata del furto al Cavò, un furto che ha modificato il percorso giudiziario e politico del nostro paese, perché avveniva nel 99, c'erano dei procedimenti in corso, c'era una situazione politica particolare della nostra Repubblica, c'erano situazioni giudiziarie incandescenti, uscivamo da Tangentopoli, ci infilavamo dopo le stragi. Ecco, il Cavò è servito come punto di snodo a qualcuno. Carminati è stato la longa manus e io proprio per questo motivo ho voluto raccontare tutto questo in questo libro, con dei particolari inediti, con i nomi e i cognomi delle persone che sono dentro questo ricatto, con tutta una serie di collegamenti e di storie che sono rimaste dimenticate. Per chi non ce la fa a leggere ci sono pure le immagini, perché ho voluto legare, come vi ho fatto vedere prima, le immagini, proprio per far sì che qualcuno si renda conto del fatto che quello era un furto anormale. E ho scritto la lista. È un po' anche una vendetta nei confronti dei giornalisti che sono
quotidianamente minacciati da persone come Carminati, nei confronti di colleghi che stanno in provincia e in zone ad alta densità mafiosa come la Calabria, la Sicilia, la Campania, anche in zone come la Lombardia, l'Emilia Romagna, di gente che non sopporta come l'informazione può essere d'aiuto alla società, ma può essere d'aiuto ad aprire la mente alla società, e a volte può essere anche d'aiuto agli investigatori, e per questo decidono di minacciarli, decidono di intimidirli. Ecco, questo libro va fatto anche per loro, ma va fatto soprattutto per non lasciare nell'ombra e ancora nell'oscurità le storie di Massimo Carminati. Grazie. E per chiudere vorrei regalare al Leggendo Metropolitano una cosa che non avevo previsto, però che mi va di regalarvi e di farvi ascoltare, perché in tutto questo contesto ci troviamo fra l'altro nel cammino di 25 anni fa, fra la strage di Capaci, dove morì il dottor Falcone, sua moglie, la dottoressa Morvillo, Rocco Di Cillo, Vito Schifani, e i 57 giorni che separano quella strage, noi ci troviamo in mezzo con un altro fatto eclatante, il 19 luglio, dove 25 anni fa veniva assassinato, trucidato Paolo Borsellino, insieme a Emanuela Loi, e insieme ai ragazzi della scorta. Io voglio farvi ascoltare, proprio perché in questi giorni si parla di Totorina, proprio perché in questi giorni si parla di morte dignitosa, io voglio farvi ascoltare questo, e dopodiché vi saluto. Tutti, perché a seguito di attentato è avvenuto in Palermo, attentato di Nametardi in Palermo, controllare tutti quelli che escono dall'autostrada. Se mi dici quanti colleghi c'erano a bordo e se mi date la targa, il tipo alla targa, non si sa il tipo, se è una Giulietta o altro tipo d'autovettura. Chiaramente si vede il cortoncino del microfono e quindi poi confermano altri colleghi del nucleo scorte. Trattasi di tre colleghi nostri, quindi del lungo scorte, sono tutti trascornati, uno si dovrebbe cavare un certo montinare, l'autovettura dovrebbe essere una croma, quindi accettatevi. Ci sono dei tralisti abbattuti e costituiscono pericolo enorme. Sono attivi con la personalità e sì, le condizioni sono abbastanza gravi, comunque lo stanno visitando. Abbastanza gravi che significa? Che è cosciente? Pure la moglie di Morvillo, signora Morvillo, che presenta ferite abbastanza gravi alla gamba destra. Dovresti dirmi quanti morti e quanti feriti ci sono lì? Io qui morti non ne ho, ho tre militari di scorta lievemente feriti, più almeno 5 o 6 civili, persone rimaste coinvolte occasionalmente. E inoltre c'è anche la moglie di Fox, come vi ho detto. Dovrebbe essere in complesso 9, complessivamente 9 dovrebbero essere. Cioè, i feriti sono tanti, anche i morti. I vigili del fuoco hanno estratto il secondo corpo dell'equipaggio. E mi conferma che anche questo è perduto? Dati precisi non ne abbiamo. Al cervello ci sono 8 feriti. Per adesso al cilindro ci sono 3 morti e 2 feriti. Non abbiamo altri dati. Abbiamo ascoltato l'autoambulanza. Su cui c'era la nota personalità Foxtrot iniziale. Le condizioni della signora? Abbastanza serie, neurochirurgia, tra pochi secondi faccio la testa.
Mi confermate che si tratta della moglie della nota personalità? Ci conferma, assolutamente lei. E abbiamo qui l'orologio fermo alle ore 17:58. La personalità è decisiva. Riprendere il discorso dopo aver ascoltato questa audio è un assemblaggio di un'ora e mezza di conversazioni radio della polizia nell'immediatezza dello scoppio della bomba, e ci racconta che cosa è accaduto fino a quando appunto il dottor Falcone muore in ospedale, perché è morto in ospedale insieme alla moglie. E ci ho pensato mentre parlavo con voi stasera, mentre vi raccontavo queste cose, perché è giusto ricordare, perché l'appuntamento è questo, è il ricordo, è annullare l'oblio, illuminare certe cose, perché a volte la memoria o dimenticare certe vicende ci fa commettere degli sbagli, e allora è meglio ricordare, e queste cose aiutano. Grazie tante, buonasera.